Serviva una partita quasi perfetta da parte di tutti, siamo stati molto bravi per 25 minuti a provare a competere continuamente e poi credo che i colpi di Milano si sono alzati con canestri anche da grandi campioni che hanno, come era già successo e soprattutto in gara 1 e lì abbiamo fatto fatica, poi provando a rientrare alla fine magari potevamo anche provare a riaprirla con l'ultima palla persa. Questo però alla fine credo che Milano, insomma, non ci siano dubbi che abbia meritato. Purtroppo quest'anno l'abbiamo incrociata in tutto ciò che abbiamo fatto di buono, in semifinale in Supercoppa, la semifinale di Coppa Italia e questa semifinale Scudetto. Questo non cambia quanto di buono è stato fatto in questa stagione, una stagione difficilissima per tutti. Parliamo però di noi, la stagione veramente costellata da mille problemi, soprattutto da infortuni oltre che il Covid, infortuni lunghissimi, infatti il mio più grande rammarico è assolutamente quello di essere arrivato a questi playoff nella condizione peggiore possibile, oltre a un'assenza che onestamente per 3 mesi è stato difficile e soprattutto per il peso specifico impossibile da rimpiazzare, che è quella di Michael. Dall'altra parte, con questo devo ringraziare questo gruppo di giocatori perché ha fatto veramente tutto e di più, rientrando da mille problemi, chiudendo con una striscia di 11 vittorie in 13 partite, conquistando l'ennesima semifinale in 6 anni, dando tutto quello che avevano, sacrificandosi in ruoli diversi. Quindi un ringraziamento a chi era qui e chi è qui da tanti anni, un ringraziamento da chi è da pochi mesi, ma a tutti, un ringraziamento al mio gruppo di lavoro. Perché veramente ci siamo e si sono spremuti e quindi credo che questo sia un gruppo che veramente ha scritto la storia.